amiche, benvenuti nel mio canale. Scoprire il narcisismo è solo l'inizio. Infatti, la scoperta del narcisismo è un passo chiave per i sopravvissuti ad un abuso narcisista. Questa scoperta segna un prima e un dopo nella nostra vita. Questa diagnosi ci dà una spiegazione razionale della follia a cui siamo sottoposti da molto tempo e ci dà l'opportunità di educarci e uscire dalla stagnazione, dal dolore emotivo in cui queste persone ci hanno messo. Tuttavia, questo è solo il primo passo se vogliamo cercare una guarigione più profonda e completa. In questo video esploriamo il perché. Scoprire il narcisismo, come ti dicevo, è solo l'inizio di un percorso. Non so se è successo anche a te, ma per me scoprire il narcisismo è stato come avere la spiegazione che mi mancava per completare il puzzle. Così ho compreso perché mi accadevano certe cose e come gestire la situazione in modo migliore. Scoprire il nostro primo narcisista nella nostra vita è solo l'inizio. Quando sei vittima di un narcisista, significa che in te c'è qualcosa che permette agli altri di maltrattarti o che hai la tendenza a tollerare certi comportamenti. Quando ci accade nella nostra vita è segno che abbiamo bisogno di un percorso terapeutico che ci permetta di arrivare ad una guarigione più profonda. Se hai avuto diverse relazioni con narcisisti, hai ripetuto lo stesso schema più volte. Nel mio caso ho scoperto il narcisismo attraverso un'amicizia. Quella è stata la relazione che mi portò a scoprire il narcisismo. Mi resi conto che questa amicizia in particolare non era solo un caso isolato. Tutti gli amici che ho avuto nella mia adolescenza, fino a questo momento, avevano gli stessi tratti di personalità. È stato molto allarmante per me rendermi conto che non era un caso isolato, ma che seguivo un modello di comportamento. Costantemente cadevo in questo tipo di comportamento, in questo tipo di relazioni. Quindi, se vuoi evitare che questo schema comportamentale continui nella tua vita, non limitarti a guarire solo da questo rapporto. Ti invito ad esaminare più in dettaglio la tua vita e la tua storia per vedere cosa ti è successo che ti ha portato fino a questo punto. Ho scoperto che condivido questa storia con molti altri. Cadiamo vittima di narcisisti quando siamo adulti, perché quando eravamo bambini o durante la nostra crescita, quando ci siamo sviluppati come esseri umani, eravamo molto vicini ad una persona narcisista. Potrebbe essere stato un genitore o un altro parente che ti ha cresciuto. Persone molto vicine a te che hanno influenzato il tuo modo di pensare, in modo tale che nella vita da adulto hai attratto altri narcisisti. Ascoltare l'esperienza di altri sopravvissuti all'abuso narcisista mi ha permesso di individuare l'esistenza di una persona che nell'infanzia mi ha educato a essere più vulnerabile alle manipolazioni di un narcisista. È come se fossimo stati programmati per essere vittima di narcisisti. Per me questa persona è stata mia zia, che è una donna molto cattiva e prepotente. In generale, tutto il resto della mia famiglia è disfunzionale e per il mio benessere preferisco evitare di stare con loro. In famiglia mi è successo di subire maltrattamenti molto pesanti che avrebbero potuto causarmi la morte. Quindi non voglio frequentare persone così, sono loro che mi hanno obbligata a frequentarli per dare la colpa a me dei reati che hanno commesso loro. Quando state male in famiglia, anche se può essere doloroso, la cosa migliore è allontanarsi da persone che potrebbero nuocervi. Però all'inizio non è facile da accettare. La reazione iniziale potrebbe essere di rifiuto. Non potevo credere che nella mia infanzia ho avuto qualcuno che ha influenzato la mia vita in questa maniera. Tuttavia ho cercato di avere un atteggiamento realista e di impegnarmi a guarire le mie ferite.
Ho deciso di indagare un po' di più e di ascoltare altri testimoni. Quasi tutti avevano una storia simile alla mia infanzia. L'educazione che avevano ricevuto anche loro era simile alla mia. Quindi ho dovuto ammettere che il narcisista che all'epoca ha influenzato la mia vita non era il problema cruciale, ma che il vero problema è stato avere nella mia vita, nel mio passato, una persona abusante che mi ha danneggiata. Quel trauma originale era il motivo per cui inconsciamente ripetevo quel modello di comportamento. Ci sono molte ragioni per cui potremmo essere vittime di narcisisti. Potrebbe essere l'influenza dei nostri genitori, di genitori narcisisti a loro volta. Nella maggioranza dei casi, se abbiamo questo modello di comportamento, è perché siamo stati cresciuti con qualcuno che ha questo disturbo di personalità. Potremmo essere vittime di un narcisista perché abbiamo interiorizzato una mentalità per cui per amore si devono subire dei torti, o perché non abbiamo abbastanza amor proprio, o perché siamo persone ingenue. Tutte queste convinzioni ci hanno portato a restare in questa relazione. Tutte queste convinzioni, tutte queste idee ci furono insegnate fin da bambini. Con il passare del tempo le abbiamo quindi interiorizzate. È una tentazione molto grande incolpare il narcisista e non vedere che cosa funziona bene in noi stessi. Per fare le cose bisogna essere in due, quindi quando entriamo e permaniamo in una relazione narcisista, significa che c'è una parte di noi ferita che deve guarire, se vogliamo evitare di essere vittime di nuovo in futuro. Se vogliamo evitare di essere vittime di narcisisti, dobbiamo sanare quelle ferite, quei traumi iniziali che ci rendono dei bersagli facili. Ti invito a porti una domanda un po' dolorosa. È possibile che nella tua famiglia uno dei tuoi genitori era narcisista, un tuo parente era narcisista e quindi ti ha influenzato? È necessario riflettere su questo punto se vuoi arrivare ad una guarigione completa. Se sei semplicemente interessato a guarire da questa relazione narcisistica che stai vivendo, non è necessario farti questa domanda. Se vuoi smettere di attirare dei narcisisti nella tua vita e guarire quella ferita originale, devi farti questa domanda, devi porti questa riflessione. Se hai dei dubbi, ti invito ad ascoltare altre testimonianze di persone che sono cresciute con dei genitori narcisisti, perché nel caso dei narcisisti non conta la loro nazionalità, la loro cultura o la loro classe sociale, si comportano tutti nello stesso modo, seguono tutti gli stessi schemi di comportamento. La scoperta del narcisismo è il primo passo verso la guarigione. Al momento sembra la cosa più dolorosa che ci sia capitata, ma se impari a prendere questa esperienza come qualcosa da cui imparare, a cui potrai dare una sfumatura positiva, dovresti riesaminare la tua storia per guarire i tuoi traumi e diventare una persona con una forte autostima, una persona a cui i narcisisti non si possono avvicinare facilmente. C'è un principio in psicologia che afferma che tutto quello che viviamo adesso da adulti è il risultato di quello che ci è successo nel passato. Dipende dalle persone che ci hanno allevato, dalle idee che ci hanno instillato nella nostra mente. Non abbiamo più nessun controllo su quello che è successo nel passato, ma possiamo avere il controllo di ciò che accade nel nostro presente. Puoi diventare responsabile della tua vita e cambiare il tuo futuro. Approfittati di questa opportunità per sanare le tue ferite, per non cadere più nella trappola di un narcisista. Grazie per aver guardato questo video, iscriviti al mio canale se vuoi. Grazie per la fiducia, ciao, alla prossima.